Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Oggi mi trovo a Ceregnano, in provincia di Rovigo, al centro Power and Ride del dottor Marcello Pavarin, e parliamo di allenamento. Sì, parliamo di allenamento. Oggi siamo qui con Sara del team MTB Gran Fondo e con lei faremo il primo test incrementale della stagione. Il test incrementale è un test dove andremo a cercare la sua frequenza di soglia per poi andare a strutturare il piano di allenamento che meglio le si addice. Sei pronta, Sara? Andiamo! Sara ha iniziato da soli 10 mesi l'attività ciclistica e ora ha deciso di fare sul serio. Con il test Conconi, Marcello Pavarin potrà valutare le caratteristiche aerobiche di Sara e strutturare così al meglio il piano di allenamento. Prima di iniziare, Marcello cerca di capire se l'atleta ha qualche problematica particolare. Una difficoltà che trovo è quella di rompere il fiato, infatti i primi chilometri faccio fatica a stare in gruppo e sento proprio, mi sembra di non farcela. Ok Sara, sali pure e così vediamo la tua composizione corporea. Prima di iniziare il test incrementale si inizia con l'analisi impedenziometrica. Marcello ha così un resoconto dettagliato e completo sulla composizione corporea di Sara. Ok Sara, adesso regolo l'ergometro, riportiamo le misure della tua mountain bike, così poi puoi pedalare come se fossi seduta sulla tua bici. Mi dicevi 67,5. Quindi la alziamo un pochettino. Ok, questa è la tua altezza sella, prova a salire e vedi come va. Ok, pedala pure. Via. Adesso la macchina inizia a mettere un po' di resistenza, tu hai i primi 10 minuti da fare di riscaldamento e poi lei inizia la salita, quindi inizierà ad aumentare la resistenza. L'unica cosa che devi fare è mantenermi una cadenza di pedalata regolare e superiore alle 80 pedalate. Qui vedi il battito, qui vedi la potenza istantanea e questo è il tempo da cui stai pedalando. Adesso hai appunto 10 minuti di riscaldamento e poi piano piano inizierà la salita. Ok Sara, il test è partito, prima non te l'avevo detto, è un test incrementale, ogni minuto la macchina aumenta 10 watt, quindi la tua fatica via via andrà a crescere e andremo a cercare la tua frequenza di soglia.
Ok Sara, siamo quasi a metà test, siamo a 160 watt, vedo che mantieni una buona cadenza, quindi complimenti, sei molto agile, va bene così, come ti senti? Per adesso un po' bene. Benissimo. Dai Sara, forza, gli ultimi 35 secondi, dai, brava. Dai, ultimi 20, dai. Proviamo un altro minuto? Dai. 30 secondi, gli ultimi 30, dai. Ok. Sì. Bene, test finito. Continua a pedalare per altri 3 minuti che vediamo come recuperi. Test finito, direi molto bene, complimenti. I ragazzi di MTB Gran Fondo ti hanno allenato bene, Carlo e Alberto ti hanno allenato bene. Ok Sara, adesso puoi andare a cambiarti e io ti preparo le schede. Ok Sara, hai ripreso fiato, adesso ti faccio qualche domanda così poi riesco a strutturarti bene il piano di allenamento. Te di solito quante volte esci in bici la settimana e per quanto tempo? Allora io esco in bici dalle 2 alle 3 volte alla settimana e il sabato e la domenica, sì, dalle 2 alle 3 volte alla settimana un'ora e mezza circa. Okay. Il sabato e la domenica sto un po' di più, però mi piace divertirmi con gli amici, quindi okay. Non lo considero proprio un allenamento. Ok, allora io nelle schede ti inserisco i 3 allenamenti settimanali, poi se ne fai 2 decideremo quale saltare e la domenica te lo lascio libero così puoi uscire e divertirti con gli amici. Ti metto anche qualche lavoro da fare a corpo libero, qualche esercizio per stimolare la forza, visto che negli sport di resistenza hanno visto che è molto utile mantenerla. Anzi, mi migliora la prestazione, quindi ti inserirò qualcosa da fare sia per migliorare la tua postura in bici o per mantenere la tua postura in bici evitando dolori alle articolazioni e sia per appunto stimolare la forza. Ti manderò le tabelle poi via mail e te le strutturo in questo modo. Ti faccio vedere i 2 file che poi ti spedisco. Allora, questi sono i risultati del test dove ti scriverò la frequenza di soglia che troverai espressa come un punto, ma poi la troverai qua sotto espressa come un range di lavoro, quindi ha un inizio e una fine, e ti servirà perché nelle tabelle di allenamento ti scriverò poi fammi 5 minuti in soglia. La soglia sarà appunto questo range e tu dovrai stare all'interno di questa frequenza cardiaca. Dalla soglia in percentuale si trovano altri parametri che sono il veloce, il medio e il lento, che mi servono per allenare altri metabolismi e sempre li trovi con un range di lavoro, quindi hanno sempre un inizio e una fine. Anche questi ti serviranno poi nelle tabelle di allenamento perché ti scriverò fammi 5 minuti al medio, quindi dentro questo range, 5 minuti al veloce o 5 minuti in soglia. Tutte le tabelle sono strutturate in questo modo, le farò personalizzate appunto in base alle tue 2 o 3 uscite
ti lascerò il sabato e la domenica liberi. Va bene. Ti manderò poi tutto per mail, così avrai chiaro quello che devi fare. Marcello, tu sei anche un ottimo pro biker, corri per il Bottecchia Racing Team, ma come preparatore atletico nel tuo centro cosa proponi oltre al test che abbiamo visto oggi? Io faccio anche posizionamento in bici, quindi vado a regolare in base alle misure corporee, il testasella, le scarpe, il manubrio, per rendere le pedalate più confortevoli e più performanti possibile. Marcello, ci sono tantissimi biker e tantissimi campioni delle ruote grasse che vengono qui da te a Ceregnano. Sì, fortunatamente anche visto il periodo vedo molti ragazzi, quindi sono contento del lavoro che ho intrapreso e continuo a farlo con il massimo della passione. Marcello, grazie per l'ospitalità e grazie anche a Sara del team MTB Gran Fondo che si è resa disponibile per il test che abbiamo seguito oggi. MTB Gran Fondo termina qui, un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike torna come sempre la prossima settimana.